Il processo è durato 5 mesi. Si è concentrato su 2 argomenti, le mie voci e i miei abiti. La mia storia è la storia di tutte le donne. Il mio processo è il processo a tutte le donne, la mia crociata sbagliata e tutte le nostre crociate sbagliate. Cosa succede a noi donne quando alla fine cediamo? Vinciamo con la sospensione della pena, ci perdono? La tortura finisce? Ho visto donne di ogni genere cedere in tutti i modi possibili. All'aggressione, alla colpa, al sesso, alla droga, all'alcol, alla malattia mentale. E in ogni singolo caso, datemi retta, l'abuso aumenta. Non c'è pietà per noi donne. Perché il nostro crimine, il nostro sesso, a noi ci tocca combattere. E più guardavo questo vestito di lana grande, rosso, lungo, caldo, pesante. Salve, voi non mi conoscete, ma io sono una che sceglie di mettersi questa cosa scomoda. Salve, voi non mi conoscete, ma io sono una che sceglie di mettersi questa cosa che renderà lo stupro molto, molto facile. Se voi pensate che cose così succedano solo a donne tipo me, io dico, fateci caso. Voi siete inserti nella storia degli uomini. Inserti nella storia delle nazioni e quando si viene all'essenziale, noi tutte non compariamo nel programma. E poi ho sentito le voci. Ogni donna che si vergogna del suo corpo è vittima di tortura. Ogni donna che mette in dubbio il suo giudizio è vittima di tortura. L'avete mai provato a fermare un uomo che ha paura? Sì, buonanotte. E i miei abiti.